uscita dello stadio. Se non facciamo la delle idee. Siamo quasi, ci siete quasi? Tutti? Ho chiamato Freddy. Pronto? Possiamo aprire, ho portato la sceneggiatura, ho scritto una sceneggiatura e c'è anche una, ovviamente, una coreografia fatta da un grande architetto genovese, quindi apposta per Roma, dato che è l'ultima data che farò a Roma, ho preferito portarvi il nuovo talento dei grandi architetti del minimalismo genovese, quindi si apre un po' si pare, per favore, facciamo vedere. Allora. Volevo entrare e fare una scena con questo per dire io chi sono, sono un altro, non sono, ditemi questo, ma sarebbe stato un bluff. Io non voglio né ingannare voi né ingannare me stesso. Ho fatto spettacoli, l'ultimo spettacolo si chiamava Io sono il peggiore, ma in effetti questa crisi di identità ce l'ho, perché voglio capire chi sono io attraverso quello che pensate che io sia. Perché non riesco più a darmi un contegno, a capire cosa sono, se fare il comico, il politico, è una cosa pazzesca, devo tornare così. Ho fatto 3-4 vite, qui adesso ci sono delle mie creature, quelle del secondo mandato, tutti incazzati come ieri, stanno qua. Ora, dammi un po' di luce che voglio vedere, perché siete tutti amici, siete qua, avete pagato un biglietto. Avete posteggiato a Trastevere. Ora mi ha chiamato Dan Zinkin, come si chiama, il presidente della Roma, e mi ha detto: Joseph, oh Dan, how are you? Fine. Mi ha detto: ma perché fai uno spettacolo proprio quando gioco io, che mi porti via del pubblico? Io glielo guardo, sono affari tuoi, io lo faccio. Ora mi ha detto: va bene, andremo ai rigori così potete uscire più tranquillamente. Il calcio. A me il calcio sta sul cazzo, va bene? Allora, no, per me il calcio sarebbe bello, il calcio quello alla Fiorentina, dove si massacrano, dove l'arbitro si fischia, non distruggono, di botte, con le tifoserie aperte, un po' un rave. Hanno proibito il rave, facciamo il calcio col rave. Vanno in campagna, senza barriere, tifoserie, senza polizia, senza nessuno, si massacrano un po' così, li lasciamo lì, torniamo. Sarebbe bellissimo. Sto sognando, io giocavo a calcio, i calciatori erano straordinari, avevano il senso dell'umorismo, c'era Meroni del Genoa che girava con la gallina, c'era Scomo che faceva i dribbling perché era ubriaco c'era i dribbling, schiazzava gli avversari, c'era Barison, c'era tutta questa gente qua che era meno atletici ma con una fantasia straordinaria. E anche un senso dell'uomo straordinario. Oggi va in campo, c'è uno nero, passa, lo so che gli dice negro, e se ne va, e lì questo qua pianta un casino, pazzesco, ti denuncia, non ti denuncia. Non c'è neanche più il senso dell'umorismo su queste cose. Io che dovrei essere quello che capta un pochino con umorismo le sensazioni, perché questa maschera mi serviva per far sì che la vostra faccia, la tua faccia, è la mia faccia adesso, sei tu riflesso e abbiamo questo scambio di neuroni a specchio, il neurone a specchio, io capisco dalle vostre movenze, come muovete la bocca, come vi incurvate, come vi gestite quello che pensate, è molto più semplice ingannarvi ed è tutto un inganno quello che sta succedendo. Ed è molto semplice, non ti buttare giù così già adesso. Ti stai rimpicciolendo, vedi che stavi già andando giù, come dire, adesso viene vicino a me. Hai paura di me. Sì, il
più innocuo dei comici, degli artisti, delle persone, sono io, non devi aver paura di me. Io ti voglio bene, il nostro presidente politicamente. Noi siamo entrati con il giorno di Vincenzo Francesco. Lo vedi, tutti sono ex ministri, dove siete? Dove siete? Dove siete? Vi nascondete anche da me, maledetti. Come stai? Io devo raccontare cosa mi hai fatto tu. Ministro di Grazia e Giustizia. E lì è lui. Io non ho più la condizionale. Ho avuto tanti processi e non ho più la condizionale. Cioè, denunce, non ho più la condizionale, quindi sono sempre sospeso a un filo. Ora tutti i governi, io avevo un reato contro Napolitano, cioè che è un reato considerato reato dall'era fascista, cioè, una roba incredibile, era una battuta, no? Quando avevamo chiesto l'impeachment di Napolitano, se vi ricordate, no? E quindi è uscito, allora uscendo da un bar, non mi ricordo, da un ristorante, c'erano i giornalisti, ho chiedere le dimissioni di Napolitano, io ho detto no, si dovrebbe costituire. Una battutina così, invece di dare le dimissioni, si costituisce. Era riso, quindi uno, vedete che c'era una testa di cazzo di vicino, fatto che il Wikipedia è così, basta che uno vada alla procura, faccia la denuncia e il ministero deve intervenire, deve dire la facciamo o non la facciamo. Tutti i governi di destra e di sinistra la pratica l'hanno lasciata lì. Andiamo al governo noi, specialmente lui, e dice no, noi siamo diversi, Grillo deve essere processato come tutti gli altri. Io non ho rischiato, sei mesi, ho rischiato. Ho rischiato di andare da Don Mazzi, ma lo capisco. Ma io preferisco il 41 bis. Allora, poi credo che ci sia anche Conte, che ha paura quando io vengo a Roma. Ma dove sei, Conte? Ti sei nascosto? Dove sei? Dove sei? Quali giornalisti? Questi giorni devono dire, poi vengo anche da te, dai. Uno dei fattori del potere. Siete nascosti. Allora io ho avuto tre vite, guarda, un'altra senatrice, ma che meraviglia, una grillina, noi siamo felici di essere dei minuti, felici di essere dei minuti. Cosa fai? Se. Quindi io ho avuto un sacco di vite, sono il peggiore, sono il migliore, chi sono? Non lo so più, ma neanche in casa, non lo so più, ho 76 anni, non è uno spettacolo questo. No, non volevo un applauso, sono vecchio e odio i vecchi, è questo che mi fa incazzare. Per lì, una cosa, signora, buonasera. No, guarda, ho farfugliato un attimo, non avrà perso, non so, 4 euro, aspettate. Vedete come mi volete bene, lo vedete. Non ho neanche la soddisfazione di essere cattivo, perché è già selezionato questo pubblico qua. Ormai io sono a fine carriera, io ho fatto invece di fare il sold out, per scelta personale faccio il sold in, per una ragione di sicurezza per il terrorismo, nessuno viene a mettere una bomba in un teatro mezzo vuoto, capisci? Quindi io ho difficoltà anche ad avere una scaletta, lascio filtrare le cose, mi piace che voi possiate intervenire su argomenti, sulle cose, in qualsiasi modo, ma veramente io ho una crisi di identità, anche in casa mi guardano, ho perso ovviamente invecchiando, perdi gli amici, gli autori, e allora ti viene questa paura, che la paura non è di invecchiare, è la paura quella che ti senti, è un vuoto dentro l'anima, perché perdi i tuoi amici, se ne vanno, chi è finito, chi è morto, quindi e in casa io mi manca il contraddittore, mi manca il
contraddittorio mi manca. Quando leggo qualcosa, io leggo molto, prendo, poi devo capire se funziona quella frase lì che ho rubato. Io sono il più grande ladro della storia. E allora non ho contraddittore, non ho contraddizioni, non ho contraddittori in casa. Scappano tutte, appena mi mettono un libro, ma cioè, ci sono un paio di miei figli, non so neanche più quanti ne ho, perché io spero nell'Alzheimer totale. Forse è l'unica difesa del cervello, questo cervello che quando arrivi a casa che ti ha rotto i coglioni tutti, entri, arriva tua moglie e lei chi è? Scusi. Allora, potrebbe essere una difesa. Non lo so. Non so come viviamo in un momento che abbiamo una percezione della realtà che è completamente fasulla. Io arrivo dall'Europa. Ieri ero a Bruxelles con la S, io l'ho sempre chiamata Bruxelles con la X. Hanno due parlamenti, vanno a Strasburgo 4 giorni al mese. Io pensavo avessero finito questa cosa qua. Invece 4 giorni al mese prendono i faldoni, lasciano ogni ufficio, se vai nei corridoi, ci sono delle casse fuori dall'ufficio. Nelle casse ci mettono i faldoni, la carta, i documenti di carta, poi prendono dei camion, dei tir, centinaia di tiri e partono 4 giorni al mese e vanno nell'altro parlamento, no? E sto 4 giorni in Francia e poi tornano indietro con una sequenza di tir. Ci sono, le leggi vengono tradotte in 27 lingue, non puoi neanche parlare l'inglese. Io ho detto, cazzo, creiamo, sono andati via gli inglesi, facciamo come lingua parlata europea l'inglese. No, perché ognuno deve tenere la propria identità. Quindi ho parlato con un croato, e non ho capito un cazzo. Ho parlato con uno sloveno, quell'altro parlava in lituano. I traduttori dovevano tradurre tutto in 28 lingue. Abbiamo il burro EU, abbiamo la pesca EU, abbiamo la frutta EU, abbiamo il vino EU, abbiamo l'olio EU e ci manca un cittadino EU. Io poi ho visto della gente lì, nei parlamenti hanno queste cartelline, sono migliaia che corrono con delle cartelline. E io camminavo, mi guardavano strano, io ho dato una cartellina anche a me. Guardate queste cartelline qua, è strana questa Europa qua. È un'Europa che ci dovremmo credere, dovremmo fare come Erasmus, grande idea italiana per scambiarci studenti, dovremmo farlo per le aziende, per i lavoratori, ci scambiamo lavoratori, c'è l'idea, si chiama Erasmus Plus, ne avete mai sentito parlare? Si possono scambiare non i lavoratori ma i disoccupati, che è bellissimo, un disoccupato di Teramo può andare a Bonn e fare il disoccupato a Bonn, che è meraviglioso. Il lavoro, questo lavoro, si cerca il lavoro. Ho letto un po' di giornali, cazzo, il tasso di occupazione è aumentato, è straordinario. Questo governo ci dà delle delucidazioni positive, straordinarie, ma le parole sono rubate dal loro significato, non hanno più quel significato lì. Occupazione, cosa vuol dire? Chi è che mi spiega cosa vuol dire occupato? Spiegatelo. Vedete che non sapete un cazzo, lo vedete che non sapete, siete solo preda. Occupato significa aver lavorato un'ora in la settimana prima della settimana presa in studio. Un'ora alla settimana. Se hai lavorato un'ora in nero sei considerato occupato. Il disoccupato è la stessa cosa. Cerchi lavoro nelle 4 settimane prima, la settimana presa in come si dice? In esame. In studio. Esame. Dovete aiutarmi, io perdo le parole, perdo il senso. Allora, lavoro. Il lavoro, io sono andato a fare una conferenza, ero con un professore di Harvard, professore di Barcellona, che hanno parlato del reddito universale, perché tutti dicono, che con l'intelligenza artificiale si perderanno milioni di posti di lavoro, ma ti tranquillizzano perché dicono guarda che saranno sostituiti da altri posti di lavoro. Però tra il tempo che intercorre tra quelli che lo perdono e quelli che lo riavranno, non te lo dice nessuno. Possono essere 5, 6, 7, 10 anni e quel periodo lì ci vuole assolutamente un reddito prima che la gente ti venga a cercare a casa. Come fanno questo? Io non ho risposte, io posso fare delle domande. Io ti posso dire le cose che so così,
capisci? Allora, le cose che so io è che ormai il reddito da lavoro non c'è più, questo matrimonio reddito-lavoro non funziona più, è un incesto, non funziona. Su 10 che hanno un lavoro, 4 hanno reddito lavoro, gli altri 6 vivono su quei 4 lì, non funziona più. Il mio commercialista, quello precedente, lavora ancora a 89 anni. Suo figlio è in pensione, ne ha 69. E niente, lui ha detto, ma che cazzo sta succedendo? Ma io non posso ereditare a 80 anni, che cazzo me ne faccio che eredito a 80 anni? Siamo più vecchi dei vecchi dei vecchi. Avremo centinaia di migliaia di centenari, 130 anni, 140 anni, la aspettativa di vita aumenta ogni anno, ogni 5 anni di un anno. Dove andiamo a finire? C'è gente che vuole l'immortalità, ho sentito persone che vorrebbero essere immortali, poi alla domenica non sanno che cazzo fare. Ma che pensa? Ma dove? Ma se nell'ultima settimana di vita un vecchio consuma farmaci come tutta la sua vita, dove andiamo? Mi hanno ricoverato a me qualche mese fa, mi ha messo al pronto soccorso di un ospedalino, ero il più giovane. Quello vicino a me aveva 92 anni, 100. E l'infermiere mi dice, l'abbiamo già ricoverato 18 volte. E tutti in rianimazione, costano. E faceva dei rumori come me, adesso io faccio quei rumori lì, mi accorgo, non posso neanche prendere per il culo loro, perché li faccio identici rumori di notte. Non dormo, c'ho l'apnea, raschio. Mia moglie ha cambiato letto, ha diviso i letti, ha cambiato camera, ha diviso le camere, adesso mi hanno preso un binocale di fronte perché non ce la fanno più. Ma lo capisco, tu non te ne accorgi, rompi i coglioni e non te ne accorgi. Un po' come Conte, dov'è Conte? Perché, allora, il discorso. Allora, no, ma voglio dire, dov'è Conte? Fico, ci sei, Robby? Ci sei? Hai capito com'è il fai esattamente come c'è vita nel 1984. Che mica veniva nei spettacoli, veniva nel camerino prima che facesse lo spettacolo, e De Vita mi diceva, con la stima che ci vede, signor Grillo, sono venuto a vederla io e la mia famiglia, saremo tutti in prima fila. Quando uno ti fa una leccata di culo, come fai poi a prendere quel culo? Io, finché sei presente, non parlerò male di te, ma appena... E che il cambiamento è stato dal vaffanculo, settimana, un bisogno di uno che arriva, parla, con un lessico così, che poi alla fine parla, perché ci vuole uno così, che spiazzi i giornalisti, che li spiazzi, che gli fanno le domande, e tutte le volte che io dico una cosa a lui, dico, guarda, potremmo fare allora il voto 16 anni, lui mi guarda, mi sta a sentire molto educato e poi mi dice, sì, ma il tema è, e poi parla di un'altra cosa. È vero che lo fai, è un modo di spiazzare l'avversario fantastico, perché tutti oggi hanno soluzioni, siamo coperti di soluzioni, tutti che parli dice il problema, tutti il problema hanno le soluzioni di tutti i problemi. Ma i problemi passano e si risolvono perché passano di moda. Quindi siamo dentro un problema, siamo dentro una società che invecchia, una società che avremo più pensionati che non fanno niente, che attivi, che pensionati, cioè abbiamo più pensionati inattivi che pensionati attivi. Abbiamo aspettativa di vita. Quando fanno, poi fanno le percentuali, le statistiche, state molto attenti. Io non posso seguirvi a casa. Io ci sono queste piccole cose, in questi teatri, di andare e di le statistiche, state attenti. Quando c'è il decimale, per esempio, 10,7, lo faceva Berlusconi, 18,03, perché il decimale ti dà quella, ma quando c'è il decimale è una palla colossale, è la denuncia che non è vero. Il 33,3% delle ragazze iscritte al corso di filosofia dell'Università del Wisconsin, il 33,3% ha sposato il suo docente di filosofia.
Questo, chissà che docenti hanno, il 33,3%. Poi vai a vedere nel corso, erano in tre. E una ha sposato il docente. E come ti pongo le domande? Perché tutti. È come, allora, qui quanti siamo? 7-800? Ditemi, alzate la mano per favore. E ditemi quanti di voi hanno ricevuto una telefonata per un sondaggio. Allora siete pazzi tu? L'avete ricevuti? E cosa ti dicono? La domanda qual è? Hai risposto? Che cosa? Ah, è riattaccato! Io penso che ha risposto, è riattaccato. Allora, il 95% delle persone, pronto, vorrei dire, è buttito, è vero sì o no? Ma siete d'accordo? Poi quelli che rimangono non sanno di che cazzo stanno parlando. Quindi quando intervistano, fanno le statistiche sugli americani, il 37% è giusto aiutare l'Ucraina in guerra, il 37% ha detto dov'è l'Ucraina? La posizione in Sud America, nei paesi di là. Ma che mondo è che abbiamo, i colossi del mondo che hanno prodotto due presidenti degli Stati Uniti così? Uno che Marcos, quell'altro che va lì, quella là. Io ma c'era la moglie di Obama che era perfetta. E beh, lì era laureato, un avvocato, è stato 8 anni, 10 anni con Obama, sapeva tutto. No, questo qui che gira, quando c'è una scala, sono tutti in quelli, c'è una scala. Tutta la politica, ma anche dalle parti. Ma dalle parti. Io veramente. Abbiamo una guerra con l'Ucraina. Io non vedo l'ora di vedere Zelensky con una giacca. Una volta. Come che una giacca? Sarebbe un bel segnale. Ma allora, se guerra Palestina e Israele, scusate, tutte queste guerre che adesso scoppieranno dei casini anche nell'ex Jugoslavia, giù, sono lì, stanno scoppiando queste robe qua per cose del 1200, per religioni strane. Beh, tutto succede, succedono queste guerre qua perché non hanno mai costruito un manicomio a Gerusalemme. Perché se lo facevano, risolvevano un sacco di cose. Allora, se mille persone per un anno credono a una notizia falsa, è un fake. Mille persone che credono per un anno una notizia. Quando però un miliardo di persone che crede per un milione di anni a questa cosa è una religione. Guardate che Vito, gioia mia, sei l'anima vera. Sei l'anima vera del movimento. Non andate, anche se ti ho mandato via con la seconda famiglia, che non puoi fare. Devi trovare qualcosa, non lasciarci. Ma io mi ricordo con lui che la facevamo a Napoli. Che bella vita che ho fatto. Caso, ho conosciuto chiunque. Ho conosciuto presidenti. Sono andato in Giappone dal governo, che mi hanno invitato il governo giapponese a spiegare come ha fatto un comico a fare una roba così. Per i giapponesi non ci credevano. Sono venuti ognuno con la sedia, sono tutti seduti. I parlamentari sono portati la seggiolina, quella pieghevo e sono seduti. Io avevo un interprete che diceva, ponte, attimo, facciamo una battuta, ponte, ma lo fermi, ah, poi diceva, una cosa non ho capito un cazzo di quello che vedevo. Poi ho incontrato i cinesi, ti racconto questa, vera, i cinesi, l'ambasciatore chiamano sempre me. Perché lui non ci va. Capisci? Lui se va là, lo chiama subito quello che gira su se stesso, così. Che cazzo vai a dire al cinese? Allora io ci vado perché. E vado, l'ultimo ambasciatore si chiama Giaguidi si chiama. E per il Giaguidi, figurati. Vado, mi invita, vado all'inaugurazione della sua nomina. È alto così, vedo che non l'ho visto, non ho resistito. Ho detto così piccolo Giaguidi. E lui, però è cinese. Guarda come ride tra mano. Guarda, non è detto. Ma è così. Vedi
inquietante. Poi mi abbraccia, mi dice: ma voi siete stati gli unici che avete firmato la via della seta. Infatti io ho detto: bene, ma è pazzesco, facciamola passare. Ma i cinesi non puoi far finta di niente. Il cinese o ci fai o un approccio, cerchi di farci degli affari, ti metti delle mutandine magari con un rinforzo, ma devi assolutamente tenerli presenti. Ci butti, fanno due porti, ci butti parte in mezz'altro. Vanno nel Pireo, fanno un porto enorme, se andate a vedere adesso, metà è cinese, pazzesco. Vengono su, vanno a Trieste, ma tipo per andare a Trieste vedi, fate un giretto di qua, entrate a Taranto. Taranto nella merda, cioè i fondali, magari facciamo impianti eolici, facciamo impianti fotovoltaici, lì dove c'è il carbone, che cosa ne so, facciamo delle cose, venite a Genova, i porti di Genova, venite a Genova, la via della seta che incontra la via del Basilico, io ce l'avevo veramente in testa. E tutto il trasporto merci della Nord Europa, quello di Rotterdam. Rotterdam è un porto su un fiume che movimenta merci come tutti i nostri porti italiani messi insieme. Hanno già modificato le chiatte perché il livello dei canali dove si spostano si è abbassato, li hanno allargate, hanno fatto i materiali leggeri, per carità, si muovono. Beh, tutta questa movimentazione di merci per tutto il nord Europa è dei tedeschi, di una società tedesca che adesso è per il 60% cinese. Si comprano tutto, è inutile respingerli. Devi vedere, no? E poi succede una cosa, che io parlo con un ambasciatore, quello che c'era prima, quello che c'era dopo, quello che prima gli ho portato un palloncino bianco, sai che mettevano le sonde cinesi per spiare? Delle sonde, no, dei palloni, e io gli ho sollevato in quel palloncino dall'ambasciatore, ho detto: guarda, è una settimana che è sopra casa mia, adesso sapete tutti i cazzi niente, e mi dà una lettera, ve lo giuro, ora lo posso dire in forma privata, Xi Jinping dà una lettera da consegnare a me da parte dell'ambasciatore, l'ambasciatore me lo dà e mi dice: guarda, è privata, non dica niente, tu vai, rimane tra noi e avete quattro. Va bene, e ve lo dico cosa c'è a scrivere. Ma una cosa straordinaria, Xi Jinping mi scrive, mi dà la lettera, apro la lettera era già compilata, con i complimenti a lui, dovevo solo firmare. Ma lui era un genio, è un genio. E allora io gli ho messo il basilico, le cose, l'ho cambiata un po', ho fatto qualche battuta, l'ho firmata e gliel'ho data. Ma lui, tramite queste lettere, vede chi firma e chi non firma, gli amici dai nemici. Allora ho provato a farla io col movimento, ho detto: io sono massimo, dovete avere fede in me, sono io che conto, lui non conto, io conto, e non ho firmato nessuno. E allora, siamo in un momento di grandi cambiamenti, viviamo con cose, con parole che non vogliono più dire niente, democrazia col 50% che non va a votare, vuol dire che se prendi il 30% realizzi un 15% scarso, vuol dire che i sedicenni non possono, io a lui portiamo avanti questa grande battaglia che i giovani devono avere, e l'aspettativa di un giovane di 16 anni non è l'aspettativa di vita di uno di 80 che deve votare sull'intelligenza artificiale, ma chi abbiamo messo nell'intelligenza artificiale? Bene, ma io sono impazzito, ma il capo della commissione dell'algoritmo, quello amato, 87 anni, 87, e poi adesso c'è una cosa che piace, c'è una specie di padre Mariano digitale che lì è competente, ma cazzo, ma lui il suo datore di lavoro è uno stato estero, è il Vaticano, noi siamo uno stato laico, no? Allora lasciamo
una responsabilità di intelligenza artificiale quando abbiamo il più grande, la più grande mente mondiale dell'intelligenza artificiale di Genova, Tommaso con una M Poggi, che è al Massachusetts Institute di Boston, è quello che ha inventato l'intelligenza artificiale, è quello che ha preso il Max Planck, il premio più prestigioso. Noi abbiamo mandato uno dei più grandi cervelli della storia là e ci teniamo un frate, un gesuita. Io mi dico qui che è buono. Ragazzi, ora tanto fine la finita. Ma che cos'è l'intelligenza artificiale? Per l'amor di Dio, che cos'è? Tutti che fanno dibattiti, io ero con quattro scienziati lì in Europa, quattro scienziati hanno parlato, alla fine nessuno, sì, è una roba che arriva, una roba che non arriva, cos'è l'intelligenza artificiale? Dio mio, l'intelligenza artificiale è qualcosa che dovete sapere, che dobbiamo sapere, non è il cambiamento della plante del mondo, non è il cambiamento. È l'Atlante del mondo, diventa l'Atlante del mondo. E quindi lì c'è una trasformazione di tempo, tempo geologico e tempo tecnologico. Tu scavi i minerali per farlo, scavi tutte le terre rare, tutto ciò che finisce per ilio, basilio, vaciglio, sono 17 terre rare, più tutte le terre che vanno scavate, miniere, trasformi petrolio, roba che ha un milione di anni, la tiri su e la trasformi in un iPhone che ha 4 anni di vita di media. Cioè da un milione di anni a 4 anni. Ma allora vi rendete conto che è una tecnologia di una pesantezza pazzesca e facciamo finta di niente, ce l'abbiamo tutti in mano, ce l'hai in tasca, stai registrando, qui stai firmando di nascosto, sei una merda. Ok, c'è la mia corona. Vuoi farla vedere, farla fare una testa un attimo. Ma ce l'ho due. La corona, si è fatto lui, la corona del ministro. Questa è la corona invece di spine e di spinotti. Quando la corona di spinotti, quando ho fatto una chiesa io. Io ho fondato la chiesa nel solstizio d'inverno, nel 21 dicembre, a casa mia, sotto un albero che sembrava che non producesse più niente, già vivissimo. Mi sono iscritto al 5 per 1000. Abbi pazienza. Ho una fondazione. La chiesa, io poi voglio arrivare all'8 per 1000. Perché ecco, non vorrei che poi i partiti facessero la stessa cosa. Perché l'8 per 1000 è un'idea straordinaria. Sei meraviglioso, è una chiesa, ragazzi. Io sai che ho fatto Gesù, no? Per quello mi permetto di dire, perché ho una certa confidenza. Io ho fatto Gesù di Comencini, certo, sì, Gesù, e c'era quando giravamo con Comencini, veniva suo nipotino è Calenda, se lo ricordo, no? Calenda. Infatti lì faceva casino, tutte le volte che il regista gridava azione, lui... Ma chi sono? Abbiamo un ministro della cultura, San Giuliano, che è uno con una mente aperta, ma da parte a parte. Cioè, quindi, di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cosa parliamo? Io voglio, abbiamo una nana. Una nana, e poi abbiamo Crocetta. Crocetta, che è l'uomo forzuto, e la russa, la donna barbuta. Ma non hai concorrenza tu, non capisci che non sono tuoi concorrenti, basta, sei di un altro livello. Dio mio, il voto di scambio, vai, il voto di scambio bisognerebbe legalizzarlo, perché è sempre stato così. Ma cosa mi ci stupiamo che c'è il voto di scambio? 50 euro, mi fai la fattura, ci pago l'IVA e lo rendiamo perfetto. Io te lo vedo, ti faccio 45, va a fare 45. Ma cosa significa? Io sono andato in Sicilia, abbiamo messo 15 ragazzi meravigliosi, me la sono attraversata a nuoto, merda, dove sono i siciliani? Merda, a nuoto sono andato lì. Per liberare la Sicilia. Sono andato a fare degli spettacoli in Calabria. Grillo, sei figlio del mondo, grillo. Vanno nel paese più povero della Calabria, non mi ricordo più il nome. La Calabria è la regione più povera d'Italia e d'Europa.
nel paese più povero della regione più povera d'Europa, non c'è stata una domanda di reddito di cittadinanza. Neanche una. È strana questa roba qua. Scendo, prendo uno, perché poi mi incazzo quando non rispondono, lo prendo così. Ditemi perché neanche una. E uno mi dice, ci volete controllare. Ma hai capito? L'Andrangheta fattura 54 miliardi, facciamo come le Yakuza, la quotiamo in borsa. Ma allora, se 54 miliardi di fatturato fa cocaina, marijuana, cocaina, e poi tutti i farmaci tipo Charles, tipo queste cose, poi si è inserita nell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale adesso sono i figli, i nipoti dei mafiosi, diciamo dei master di Harvard. E sono io vi dimostro stasera che in 3 minuti posso scoprire la vita di qualsiasi uno di voi, di qualsiasi. Qualsiasi. La cyber, perché io ho detto cyber security in casa mia, poi mi dice, ha detto cyber. Oh, una merda mi fanno sentire, lo sai. Se sbaglio una cosa, ho detto yogurt con la T. Ha detto yogurt con la T. Mi fanno il mini test dell'Alzheimer ogni settimana, mentre sono lì che mangio, che non ci riesco. Che giorno è? Che giorno è? Dimmi che giorno è? Che giorno è? E cosa stavo dicendo? La cyber security, in 5 minuti, la piccola, le grandi imprese si stanno attrezzando adesso, ma siamo in ritardo in una maniera pazzesca, ma vi rendete conto o no che la piccola e media impresa non sospetta neanche che ci sia? Ma io in 4 minuti vado su Facebook, prendo una foto di uno, vedo che mail ha, poi vedo un amico, prendo il nome dell'amico che c'è scritto, mi organizzo con una mail dell'amico, scrivo a questo qua mi risponde, io sono entrato nella sua mail e lui è morto in forma digitale. Ma ci sono qua 2 professori che sono venuti a trovarmi della Digicom. Dove siete? Dove sei? Dove siete? Non siete venuti? Ecco, sei lì. Me l'avete detto voi. Come si chiama la tua società? DG Academy. Me l'ha detto lui. Melissa è il tuo avvocato.